Ciao Elisa, benvenuta al salone. Ciao. Come va? Ciao a te. Al nuovo libro, lo facciamo grazie vedere, mille. Grande sì, novità. Nuovo libro, fresco fresco di stampa. Bellissimo. Sì. Allora, Laurona Editore, come, esatto, quando è cominciato questo percorso, come sta andando? Ma allora, il percorso di scrittura è iniziato anni fa, mentre invece quest'anno siamo riusciti appunto col progetto editoriale di Laurana arrivare alla pubblicazione di questa storia a cui tengo molto. Sì. Ed è uscito proprio il libro il 28 di aprile nelle librerie, quindi fresco fresco, come dicevamo. Hai fatto giusto in tempo per il salone. Per il salone, insomma, no? Esattamente. Ho visto sì, un bellissimo stand per Laurana. Sì. Presentazioni in futuro, che cosa avete già programmato di fare? Sì, allora l'abbiamo già lanciato appunto a Calusco, quindi nel mio paese, perché sì, mi sembrava d'obbligo. Oggi c'è il primo copio qui al Salone di Torino, e poi ci sarà il Festival di Crema a giugno, e quindi girerò un po', ecco, presentazioni e festival, insomma, che fantastico, in questi mesi avranno luogo un po'. Allora, noi arriviamo da dei libri molto molto belli, molto molto forti, anche con tematiche sociali. Spesso in questo libro cosa troviamo, Elisa? Allora, anche qua c'è del sociale, mi sono spostata più sulla tematica degli invisibili, quindi tutte quelle persone che incontriamo abitualmente ma sulle quali non ci soffermiamo. Ecco. Il protagonista stesso, che è il baritono, è una persona senza fissa dimora, in realtà si mette proprio ad abitare il battistero di San Giovanni a Pisa, nel noto Campo dei Miracoli, e con la sua voce, no, fa un po', risalta l'acustica di queste pareti molto particolari. Okay. Però effettivamente, finita l'esibizione, tutti si disinteressano alla sua biografia, quel che c'è dietro a questa figura popolare sulla bocca di tutti, ma nell'interesse di pochi. Ho capito. Come sei arrivata a questo libro? Ce l'avevi già in pancia da tempo? Era nel cassetto o è stata una storia nuova? No, l'avevo, diciamo, in progetto da tempo, dal 2017 in particolare, quando ho visitato Pisa. E da lì, un po' visitando il battistero, mi era venuta, ecco, in mente questa figura che potesse appunto abitarlo per questioni proprio vocali. Dopodiché successivamente sono stata anche a Cremona, quindi un po' si è imbastita nella mia mente questa trama da giallista naturalmente investigativa, ma che avesse un po' come base, ecco, la musica. E di conseguenza appunto ho creato questo giallo che riguarda diverse morti nel mondo della musica, nel panorama italiano e non solo. Elisa, io ho visto che ti stai anche avvicinando a delle attività parallele alla letteratura, con approfondimenti, presentazioni. Svelaci un po' che cosa stai combinando. Sì, allora sto organizzando degli eventi per promuovere non solo i miei libri ma anche quelli di altri autori. In generale mi piace un po' definirmi, diciamo così, operatrice culturale, cioè promuovere la lettura a 360 gradi. Quindi non voglio fare l'agenzia letteraria, ma voglio fare un po' la freelance a 360 gradi. Esattamente, tra l'altro questo di recente mi ha portato anche nelle scuole a parlare proprio ai ragazzi, sì, delle scuole medie, di quello che sta dietro a un libro. Okay. Quindi laddove si impara a leggere, invece di andare a vedere un po' quello che porta il libro dall'essere un file sul PC a essere proprio una copia fisica in libreria acquistabile, no? Quindi tutta la filiera editoriale. È stato anche molto stimolante vedere quali sono le curiosità dei ragazzi. Meraviglioso. Allora, guarda, non possiamo che essere contento di questi progetti, perché come tu ben sai, anche il collettivo Scrittori Uniti è molto sensibile a queste tematiche, alla condivisione e soprattutto al non lucrare sulla esatto, cultura. E so che anche tu sei molto sensibile a questi modus operandi, e quindi non posso che essere felice per il tuo percorso. Ti ringrazio. Allora, tanti auguri per L'ultimo canto del baritono, Laurana Editore. Passate a comprarlo, ricordiamo in che stand si trova, in che padiglione. Sì, allora, il padiglione 3, P22 lo stand. Perfetto. Di Laurana. Allora, ciao a tutti dal salone. Ciao. Ciao.